Con questo video tutorial vogliamo mostrare le impostazioni e le funzioni principali di Big Blue Button, la piattaforma di videoconferenza utilizzata nell'Università Pontificia Salesiana e integrata all'interno di Moodle, ovvero gestione corsi UPS, geco.unisal.it. Per creare la nostra video lezione live dobbiamo andare nell'area del nostro corso e attivare le modifiche attraverso questo tasto in alto a destra. Nell'argomento in questione possiamo andare ad aggiungere una nuova attività o una risorsa. Cliccando su Aggiungi un'attività o una risorsa appariranno le diverse attività che possiamo inserire. La prima è Big Blue Button, ovvero la piattaforma di videoconferenza, di videolezione che andremo ad utilizzare. Clicchiamo. Nella schermata che ci appare andremo a inserire il nome della nostra stanza, ovvero il nome della nostra videolezione. Il tipo di attività potrà essere una videolezione con la registrazione, una videolezione senza registrazione oppure solamente una registrazione. Per registrare una videolezione o un video tutorial, rimandiamo al video tutorial specifico. Saranno automaticamente ammessi a partecipare tutti gli utenti iscritti al nostro corso. Possiamo andare a impostare un orario di inizio e un orario di fine della nostra videolezione attraverso questa sezione, andando ad abilitare l'inizio e la fine della videoconferenza, oppure lasciarla senza queste informazioni. Quando abbiamo terminato queste impostazioni, possiamo cliccare su Salva e torna al corso. Ecco la nostra video lezione pronta all'interno della nostra pagina di GECO. Andiamo a cliccare su Video lezione 1, troveremo la scritta "La stanza è pronta, puoi accedere alla sessione. Unisciti alla sessione". Andiamo a cliccare. Si aprirà il nostro browser, una nuova scheda, ci chiederà in che modo vogliamo partecipare. Chiaramente partecipiamo con la modalità microfono per poter non solo ascoltare ma anche parlare. Il nostro browser ci chiederà il consenso ad utilizzare il microfono. Ci sarà un test audio in cui sentiremo la nostra voce in una sorta di eco. Andiamo a cliccare su Sì. Ecco, questa è l'area di lavoro di BBB. Tre aree distinte. La prima è una colonna dove sono presenti soprattutto la lista degli utenti. Qui ci saranno tutti gli utenti che entreranno nella nostra video call, quindi tutti i nostri studenti. Attraverso questo pulsante possiamo andare a silenziare tutti gli utenti, a silenziare gli utenti eccetto il presentatore, salvare la lista dei nomi degli utenti. Questo è utile per prendere le presenze, ad esempio. Nella chat pubblica, invece, andiamo ad attivare questa seconda colonna in cui possiamo scrivere messaggi che possono essere letti da tutti gli utenti, ad esempio per comunicare un link o una pagina web. Possiamo andare a chiudere la colonna della chat pubblica se non abbiamo bisogno di questa funzione. Possiamo andare anche a chiudere la colonna dei messaggi, delle note degli utenti attraverso questo simbolo in alto a sinistra. Questa è l'area di lavoro principale. Appare questa slide di default con le caratteristiche principali di Big Blue Button e in basso abbiamo i pulsanti che ci consentono di attivare e disattivare il nostro microfono, di attivare e disattivare l'audio, attivare e disattivare la nostra webcam e condividere lo schermo. Ora, questa slide di default ha anche un'altra funzione. Se andiamo a scorrere verso la seconda slide, vedete che compare una lavagna bianca. Attraverso questa lavagna noi possiamo andare a selezionare uno strumento per poter scrivere su questa lavagna o disegnare o inserire del testo. Ad esempio, possiamo andare ad inserire del testo oppure cliccando sullo strumento e scegliendo matita, scegliendo uno spessore del tratto e scegliendo un colore, possiamo anche andare a disegnare delle cose. Possiamo anche annullare l'ultima annotazione o cancellare tutte le annotazioni. Questa è una lavagna bianca che possiamo utilizzare per la nostra didattica. Ora andiamo ad attivare la nostra webcam attraverso il tasto in basso Mostra webcam. Ci verrà chiesto dal browser se è la prima volta
di dare il consenso all'utilizzo della webcam. Clicchiamo su Consenti. Infine, scegliamo il tipo di webcam che abbiamo installato sul nostro computer e clicchiamo su Avvia condivisione. In questo modo gli studenti potranno vedere lo schermo diviso in due tra la webcam e la slide di default o la lavagna bianca. Noi possiamo andare a ridefinire la proporzione tra i due elementi semplicemente posizionandoci con il cursore in mezzo tra i due. Possiamo andare a nascondere la presentazione attraverso questo tasto in alto a destra. Cosa possiamo mostrare ai nostri studenti attraverso BBB? Possiamo andare a caricare delle presentazioni e delle slide da mostrare alla classe. Lo facciamo attraverso questo pulsante in basso a sinistra, Azioni. Andiamo a cliccare su Gestisci presentazione e qui abbiamo la possibilità di caricare i nostri file. Sfoglia File. Andiamo a caricare la prima slide in formato PDF. Apri. Da caricare dobbiamo cliccare sul tasto Carica. Una volta caricata si aprirà direttamente nell'area di lavoro. Ecco qui la nostra prima slide. I nostri studenti vedranno la slide che abbiamo appena caricato e potranno a loro volta metterla a schermo intero oppure lasciarla nella visualizzazione dell'area di lavoro di BBB. Noi possiamo andare avanti con le nostre slide, pagina dopo pagina, e possiamo anche utilizzare gli strumenti che abbiamo visto prima per la lavagna. Cioè possiamo ad esempio andare ad annotare alcune cose sulle slide. Oppure andare a cancellare, oppure cancellare tutte le annotazioni. Se volessimo caricare una seconda presentazione, non dobbiamo far altro che ritornare sul pulsante Azioni, Gestisci presentazione, e andare a caricare un ulteriore file. Questa volta scegliamo di caricare un file in formato PPTX PowerPoint. Andiamo ad aprire e andiamo a caricare. L'ultimo file caricato sarà aperto direttamente nell'area di lavoro di BBB. Sta facendo una conversione. Tutti i file, anche in formato PowerPoint, verranno riconvertiti in PDF, per cui si perderanno le animazioni e le transizioni animate. Questo è il nostro secondo file, possiamo andare a scorrerlo, oppure possiamo ritornare su un precedente file, sempre tramite Gestisci presentazione, e andare a scegliere di ritornare al file precedente cliccando su questa spunta verde e andando a confermare. Si ritorna alla slide numero 1. Questo per quanto riguarda slide di formato PDF, PowerPoint, doc, eccetera. Se volessimo invece mostrare un video, abbiamo due possibilità. La prima è quella di andare a mostrare un video che si trova già su una piattaforma, ad esempio su YouTube. Poniamo di avere un video su YouTube che vogliamo mostrare alla nostra classe. Andiamo sulla pagina di YouTube che contiene il video e copiamo la URL, l'indirizzo. Ritorniamo in Big Blue Button e andiamo in basso a sinistra su Azioni, Condividi un video esterno. Andiamo a cliccare su Condividi un video esterno, ci verrà chiesta la URL del video esterno. Non facciamo altro che incollare la URL che abbiamo appena copiato. Nel momento in cui facciamo Condividi un nuovo video, questo video apparirà nella parte bassa come la presentazione. Questo è il video che vedranno i nostri studenti e sarà riprodotto direttamente dalla piattaforma YouTube. Se volessimo invece riprodurre un video che si trova sul nostro computer come file, dobbiamo andare a condividere lo schermo. La condivisione dello schermo è un'altra opzione che si può utilizzare in BBB. Attraverso questo tasto in basso noi possiamo andare a condividere il nostro schermo in diverse modalità. La prima modalità è il tuo intero schermo, cioè i nostri studenti andranno a visualizzare tutto quello che noi visualizziamo sul nostro monitor. L'altra opzione è andare a condividere solamente una finestra dell'applicazione, ad esempio il browser o delle cartelle o altre finestre che abbiamo aperto.
o addirittura andare a selezionare una singola scheda del browser Chrome. Ad esempio, vorrei mostrare solamente la scheda del sito Unisal. Andiamo a fare questa prova. Clicchiamo su condividi. Adesso sto condividendo la finestra, o meglio, la scheda del browser Chrome che contiene il sito Unisal. Vedete, questa linea blu indica l'area che viene effettivamente mostrata ai nostri studenti. Se ritorno sull'area di lavoro, vedete che è esattamente quello che stavo mostrando agli studenti nella scheda del nostro browser. Possiamo andare a passare da una pagina web all'altra e vedremo che è proprio quello che stiamo mostrando. Questo simbolo qui in alto ci indica che quella è la scheda che viene condivisa in questo momento con i nostri studenti. Possiamo interrompere la condivisione attraverso questo pulsante interrompi. Se volessimo andare a mostrare, come abbiamo detto prima, un video che si trova nel nostro computer, dobbiamo andare a condividere lo schermo. In questo caso possiamo condividere l'intero schermo. Andiamo sulla cartella che contiene il video che vogliamo riprodurre e andiamo a riprodurre il video. Anche a schermo intero. Questo è il video che vedranno i nostri studenti all'interno dell'area di lavoro di BBB. Potranno anche visualizzarlo a schermo intero. Quando abbiamo finito di condividere il nostro video, possiamo interrompere la condivisione. In ogni momento possiamo andare a nascondere la presentazione attraverso questo tasto in alto a destra, nascondi presentazione, e andarla a riattivare attraverso ripristina presentazione. Quando la nostra video lezione è terminata, per concluderla andiamo in alto a destra su questi tre puntini di opzioni e possiamo cliccare su fine meeting. Vuoi chiudere questo meeting per tutti? Sì. La sessione è terminata. Nella nostra pagina di BBB la stanza della lezione rimarrà disponibile finché non andremo a nasconderla o eliminarla attraverso le solite funzioni di nascondi o elimina.